Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Oggi proveremo Genshin Impact. Spero di averlo pronunciato bene. Questa è una preview e come tutte le preview io non ho mai giocato né provato questo gioco e lo andremo a scoprire insieme, sperando che possa abbassare la musica in qualche modo, ma non credo perché non vedo un tasto opzioni. Proviamo. Magari ce l'avremo in game. Say is that you fell here from another world? But when you wanted to leave and go on to the next world, your path was blocked by some unknown god? Outlanders, your journey ends here. Heavenly principles. The arrogation of mankind ends now. Quindi, seleziona chi sono, questo. Enter your name, Yota. Just like that, the god took away my sister. Some kind of seal was cast upon me, and I lost my power. So while we used to travel from world to world, we are now trapped here. How many years ago was it? I don't know. But I intend to find out. When I woke, I was all alone. Until I met you 2 months ago. Yeah, Paimon really owes you for that. Otherwise, Paimon likely would have drowned. So Paimon will do her best to be a great guy. We should head off. Let's get going. Ok, iniziamo con il tutorial. Muoviamo la camera. Ah, questa è fica, vedi? Possiamo praticamente sistemare lo zoom con il nostro character. Bravi, ci serviva. Poi, right click e premi shift per evadere. Oh, calmi. Ok, right click. Ok. Space bar to jump, ok. Dobbiamo seguirlo? Esc cosa fa? Opzioni, nota, signatura, achievement, character, inventory, quest, map, mappa. Sto scrollando appunto per vedere quanto è grande la mappa. Sembrava abbastanza grande. Ah, il zoom è qua. Ok. E settings. Allora, da quello che ho capito non c'è la lingua italiana. Allora, andiamo su audio, anche se la musica devo dire che è abbastanza carina, ma è troppo alta. Mi sento in cuffie, probabilmente in maniera troppo forte. Attenzione! Forse abbiamo un barlume di speranza? Pac! No, portoghese. Voglio rosicare di più. Allora, lingua... inglese, cinese, giapponese. Va bene, bisognerebbe fare richieste per mettere l'italiano, sarebbe carino. Vabbè, lo giocheremo in inglese. Character, personaggio, armi, artefatti, profilo, storia, carattere 1, va bene, costellazione, che vuol dire?
Boh, vabbè. Ah, attenzione, abbiamo un qualcosa. Cos'è sta roba? Ah, possiamo mettere quando siamo nati. Così ci fanno gli auguri. Ok. E lo UID, vabbè, copy per fare cosa? Per passarla a un amico e giocare insieme, credo. Vabbè, non ce ne frega, credo. Cos'è questo coso? Lo uccido subito immediatamente perché mi hai fatto spaventare. Mi ricorda tanto un altro mostro, di un altro giochino, però va bene. Cos'è successo? Ma domanda, ah, il ragnetto, what the? No, c'era un F. Un F? Però me le devi dire ste cose. Vabbè. Ping 22 millisecondi. Non è né poco né tanto, però... Vabbè, siamo sul server europeo, naturalmente. Cespugli? No. C... No. Cos'è C? Ah, C character, ok. C entriamo in questa schermata. Vabbè, stiamo provando i tasti, tanto per vedere. Adesso vediamo un po', finiamo il tutorial. Quando siamo vicino a un teleport, premiamo F per alloccarlo. F. Ah, ci possiamo teleportare, quindi. Ah, ok, va bene. Quindi M mappa? Sì, infatti. Se facciamo così, confermiamo e arriviamo qua. Va bene, ok. Segui la minimappa alla destinazione. Ok. M sarebbe questo. Dobbiamo andare qua, quindi. Vabbè. No, ma secondo me questo qua si può prendere? No. Ci sarà il crafting? Non lo so, però sarebbe carino avere un crafting in un gioco del genere. Ciao, Cici Puzzi. Ah, Pamon. V to navigate. Climbing depletes stamina and depleted stamina takes time to recover. Vabbè, e questo lo sappiamo. Ok, let's take the route we planned. We're off to a statue of the seven. Which of the seven are you looking for exactly? Ma che vocina brutta che hai. Ah, V si arrampica. Ok. Con la V ci arrampichiamo e abbiamo una stamina. Quando finisce cadiamo giù. Ok, ma questo pupazzo qua ce lo dobbiamo portare dietro per tutto il tempo? Cos'è? Questo si raccoglie, si raccoglie. Vai, raccogli, F. Calla wi Calla Lili. Calla Lili. Qua? Si può andare? Ah, quel pesce. No. Si può andare sott'acqua? B per vedere l'inventario. B inventario. Non ci sono oggetti. Sì. Si può craftare? Boh. Ma non si può andare giù sott'acqua? Qui c'è qualcosa. Ah, ah. Ho preso il pesce. Qua sotto non c'è niente. Vedo lei che c'ha la costellazione. Come annego? Ma che vuol dire? Cioè, ma cosa vuol dire? Piro! C'era scritto Piro. Ma lei si gira in base a dove la cava. Ho visto una cosa che lei era messa al contrario, però vabbè. Comunque sia, possiamo notare solo per poco. Qua ci abbiamo delle sonsettia. Sembrano mele fungo o un fungo mela. Tra l'altro l'altro giorno ho scoperto che esiste il mela pera. Ah, il tutto era per farci arrivare sul promontorio e farci vedere tutto lo spettacolo che adesso assisteremo. E ce lo andiamo a godere insieme. Over the world. Among the seven gods, this god controls the wind. Paimon's not sure whether the god you're looking for is the animal god, but Paimon will take you to the animal god's place first, and there's a reason why. As we all know, poetry and language flow like the wind. There'll definitely be someone there who knows about your sister. At least that's what Paimon thinks. Whether the gods actually answer you is a different story. You never know unless you try.
Ok, ma parlerà tutto il tempo oppure starà zitto ogni tanto? Qua ci facciamo male? No. Scendiamo da qua. La caduta, l'animazione della caduta non è così tanto bella. Madonna, la camera è troppo vicina, no. Cos'è? La statua nascosta questa. L'abbiamo trovata. Bello come è salito, mi è piaciuto. Gli hack slash non mi sono mai piaciuti, però vediamo un po'. Control F per la quest point. Control F. No, siamo tornati indietro però. Devo per forza seguirti? Ma io sto... Vabbè. È stato un piccolo bug perché stava seguendo lei me. Vabbè. Whether the gods actually answer you is a different story. You never know unless you try. So let's hop to it. Aspetta, c'è il sbafonzo qua che si è incastrato, lo voglio. Ecco qua, l'ho preso. Ok, possiamo andare. Ok. È stato... Ah, ah, blu qualcosa. C'era... Fermi tutti. Cioè, ma non puoi spuntare così però la chiappa chiappa, eh. Blu qualcosa c'era. Una roba nascosta c'è in giro, boh. Ok. Non sono un amante dei videogiochi con la grafica cartonesca così, Però... colori troppo pastellati. Però se il gioco è bello ci può anche stare. Ah, ok, quello è tipo il faro e sblocchiamo tutta la mappa. Ok, ok, va bene. Come si fa? Oh, did you just feel the elements of the world? Seems all you had to do was just touch the statue and you got the power of animal. As much as they may want it, people in this world can never get a hold of powers as easily as you. Uh-huh, it's because you're not from this world to begin with. If we keep heading west from here, we'll eventually reach Mondstadt, the city of freedom. Mondstadt is the city of wind because they worship the god of Animo. So perhaps because you got power from the god of Animo, you can find some clues there. There are also lots of bards there, so perhaps one of them has heard news of your sister. Let's move then. The elements in this world responded to your prayers, and Paimon thinks that's a lovely sign. Che ti sei trasformato in un mostro malefica? Premier? Ah, Premier! Ah, ok, ok. Era la magia. Ho già fatto, ancora? Ok, fine alla Q, ok, rilasciamo la super mega energia. These are the animal powers you got from the statue of the seven. Oh, Paimon's so jealous. Why doesn't Paimon get cool fighting powers? G, ma quanti tasti ci sono? Alt più qualcosa. Più mouse, ma non si sa. Ah, forse per muovere il mouse. Vabbè. Andiamo. Alt, ah. Ah, ok, svincoliamo il mouse. Ok, possiamo muovere il mouse. Perfetto. Quest e questa rendezvous, oppure siamo quest. Oh, ok, va bene, andiamo. Gli achievement. Cosa abbiamo guadagnato? Claim, primo gene qualcosa. Cristallino, ok. Vabbè, questo non so cosa sia. Tanta roba. Poi ci abbiamo
Reward, claim, va bene. Sorgente, official release, reward. Poi abbiamo claim tutta sta roba. E poi claim anche questo, abbiamo preso tutta sta roba. Vabbè, grazie di avermi dato tutta questa roba senza che io sappia cosa sia. Level up your character. Level up. Cos'è sta roba? Cosa vuol dire? Che devo raccogliere questi per fare level up? Passiamo... Ah, questo ci dà esperienza. Va bene, livelliamo. Addirittura si arriva da 5. Vabbè, ma non c'è bisogno di fare così, cioè... Cioè... Livello in 3 secondi. Cos'è sta roba? La statua? Il blessing. Che tuffone, pescione. Nel frattempo lui continua a raccogliere oggetti. E noi andiamo all'avventura e vediamo che questo carretto ci possiamo passare in mezzo. Non male, mi è piaciuta come cosa. Lì ci abbiamo dei nemici. Attenzione, chest. Fermo. Che cavolo è quel coso lì? Attacchiamoli. Che cosa sono? Sì, ya. Ah, ma sono forti. Vabbè, ma noi abbiamo la super magia. Cioè, abbiamo già vinto. Preferirei un auto loot in questo caso, dato che è un hack slash. Però vabbè. Cos'è sta roba? Wanderer qualcosa? Vabbè. Questo fuoco? G. Assorbi gli elementi, le particelle, va bene. Stiamo assorbendo, stiamo prendendo danno. Non lo so perché non vedo dove è la mia vita, quindi non so quanta vita c'ho. Vabbè. Questo cos'è? Non lo so, non capisco. Dove vedo quanta vita c'ho? Yattavanakkanavana! Vabbè, ma... Siamo troppo overpower così, secondo me. Sono abbastanza duretti, anche se sono più, 3 livelli più bassi di noi, eh. Che vedo che devo dare tanti colpi per ucciderli. Però va bene. FFFFFF. Bandana, robe. Carote, chest, doppia chest. Tanti reward, secondo me, perché siamo all'inizio del gioco, eh. Onestamente sto prendendo una barcata di roba, proprio ma tantissima roba, però ancora non ho capito a cosa serve. Allora, diciamo che... Cos'è quella cosa lì? Quello è un tempio. Sì, sarà un dungeon. Allora, l'ambientazione non è male, eh. Peccato questo troppo cartunesco... non vedo la barra della vita. Questo sicuramente è un dungeon. Andiamo in città. Cucina. Cos'è che voleva? Mushroom. Chicken meat, sweet salad. No, sweet med. Parapappa. E per qui cosa abbiamo? Sugar, flour. Ah, possiamo... Salsiccia! Possiamo fare tanta roba, quindi. Possiamo fare la stick. Questa. Vai, cucina. Eh? Ah, così? E che devo fare io? Stop! Ah, ok, ho capito. Cucina. Quando arriva qua dobbiamo premere stop. Stop, perfect. Ah, ok. Si può salire? Non si può salire. Vediamo se possiamo arrampicarci. Quando c'è la stamina. Stamina? No? Sì? Si sentono le voci del mercato, vedi?
Ok, voglio saltare così, perfetto. Tutto era per prendere queste due casse. Ci sono rimasto malissimo. Entriamo. Here we go. Abbiamo un GPS, signori. Però ci guardiamo nel frattempo la città. Siamo arrivati. Dovrebbe essere di qua, no? Aspetta, andiamo. Ah, sì. Tempo facciamo una panoramica per vedere e gustarci la città, che è abbastanza grande, eh? Pensavo fosse una città più piccola, ci facessero partire da una città più piccola, invece sembrerebbe che proprio questa sia quasi una capitale. Pensavo in città più piccole. C'è una statua. Oh, that doesn't sound very good. Ok. Premi V, premi space. Ma no. Ecco, questo ha rovinato, diciamo, il gioco. Perché avrei preferito non avere le ali, però vabbè. Sapevo che si volasse. L'avevo notato all'inizio, però onestamente non mi piace molto questa cosa qua. Ma vabbè. Dai, il primo boss, vai. Leviathan. Molto simile. Non lo so, sto sparando come se fossi un aereo, quindi non è che... Mi ricorda tanto un cartone animato vecchissimo che faceva una cosa del genere, comunque sia. Ho sparato tanto. È stato un caricamento, quindi siamo in un'arena particolare dove tutti si vola e eccetera eccetera. Caricamento, torniamo nel mondo di gioco. Mi infilia. Jean, what's the hurry? Ci assomiglia molto. I thought we agreed to meet them here. There have been sightings of storm terror outside the city. Once we meet, we must... Relax. I'll lend a hand when the time comes. Jean, I brought them. From now on...
dobbiamo premere sempre C, perché se ci dice ci sono 9 armi, ah, e dobbiamo premere sempre C. Questa cosa fa? È la stessa di prima. Vabbè, possiamo lanciarla. Ok, cosa possiamo aggiungere? Vediamo. Cristalli. Possiamo mettergli un'altra spada. No. Questa. No. Questa. Ma li possiamo togliere poi? Ah, sì, si possono togliere. Poi possiamo mettergli questo cristallo e questo cristallo. No, l'ho già fatto io. Artifact. Perché se non lo premiamo ci dice sempre: ah, non l'hai premuto. Perfetto. E questo che cosa vuole? È un'ancia. Auto-add non c'è niente, anzi, perché non so cosa sia quel coso lì, non mi interessa. Ok, entriamo in questo primo dungeon e vediamo un po' cosa ci aspetta. You can use that console to open the door. Vabbè, dungeon wow, istanziati, naturalmente. Sì, va bene. Usiamo la piro piro per spaccare tutto. Prendiamo la radish. Questo cos'è? Quindi dobbiamo fare due. Premere qua. Farlo di fuoco. Nel frattempo si spacca così. Ok. Switchiamo con l'uno. Meno male che lo switching è veramente veloce. Peccato che dobbiamo aspettare ogni volta che si spacca tutto. Cos'è sta roba? Non gli abbiamo fatto nulla. Oh no! A horn! The fighting must have got them riled up! Well, ma non ti preoccupare, li ammazziamo tutti. Explosive puppet Berry Bunny! Ma lo già abbiamo fatto. Facciamo così, guarda. Che è più bello, guarda. Guarda. Hai visto? Li avevo uccisi tutti? Ok, raccogliamo tutta sta sporcizia. E questa è la cosa più bella, guarda, guarda. Facciamo esplodere tutto. Per raccogliere la chest segreta. Premiamo G perché sennò non se ne va via questo. G. Ok. Saliamo e andiamo a vedere un po'. Ah, vabbè, il classico. Sì, l'ho visto. Guarda, guarda, quando quello va di là, noi facciamo 3, 2, 1, boom! Ah, lui c'ha lo scudo, attenzione. O sta laggando. Sono lanciato con quella cosa. Ma che sta a fa? Ah, ok. Ma questo è ancora qua, eh? Si è perso tempo. G, vediamo. Ok, spara tutti. Lancio, lancio. Windblade.
prendiamo anche questa roba, mele, mele, pere. Praticamente siamo un fruttivendolo misto macellaio. It's so high. Seems like there's something up there. But how do we get across? Isn't this a pyro monument? If we hit it with a powerful pyro attack, we might trigger it. E saliamo in alto. Vento ascensionale e giù. Via. Boom. Premiamo G, ci spiega che possiamo salire. Perfetto. Grazie. Dragon's breath. Is that where the power's coming from? Great. Let's smash it. Phew, I'm tired. But at least this way we've helped Jean out. In the past, we were at least able to defend the city and keep it safe. This, of course, is mostly thanks to Jean. But now with Storm Terror directly attacking the city itself, the winds change. So too should our tactics. It's what Lisa likes to say. Speaking of which, the four winds we were discussing earlier? If you want to learn more about our history, you can ask Lisa. I'm not saying I don't know our history, it's just... I mean... A librarian is supposed to be more knowledgeable than an outrider. Abbiamo finito anche il dungeon. Beh, naturalmente ci dice di andare a visitare tutti i quattro i templi. Queste, sempre queste, ripetute quest. Lì, quello lì chi è? Quello lì chi è? Boh, non lo so. Bene, signori, credo che dovrò chiudere questa preview qui perché è diventata lunghissima. L'intro è veramente lungo perché devi spiegare un sacco di un casino di meccaniche. È naturalmente pieno di dialoghi, essendo un gioco MMO, online stile RPG, hack slash, action, arcade, e chi più ne ha più ne metta. Comunque sia, naturalmente è una preview, non lascerò nessun giudizio, ma solo un parere personale. Le ali potevano risparmiarsele e magari mettere delle mount, magari una mount volante l'avrei accettata, ma le ali no, non mi piacciono. Purtroppo non sono amante del volare con le ali in giro o qualsiasi altro aggeggio innato nel personaggio, preferisco una mount volante. Bene, io spero che abbiate capito molto di più da questa preview com'è il gameplay, che tipologia di gioco è. Naturalmente c'è un negozio dove poter comprare degli oggetti e dei costumi e molto probabilmente degli altri personaggi. Se volete supportare il canale basta un like, un commento e se vi va iscrivetevi, l'iscrizione è sempre ben accetta e come sempre siete mitici. Alla prossima, bye bye!